ma parlando delle fondamentali strutture, cinema, teatro, ovviamente, che comunque non riusciremo da soli a risolvere il problema della droga, un diritto solo. Ma volevo solo un po' determinare la finchezza avvenga. In questa volta, comunque, perché il comunismo non poteva essere chiuso, occorre che tutte le forze politiche e sociali facciano la loro parte e che le tutte le novità che gli attualmente portano. Nello stesso tempo occorre che tutti si mobilitino per affermare il nostro pieno diritto ad una migliore qualità della vita, per il quale la lotta può soddisfare dignamente la vita. Molte sono le testate di giornali presenti sul territorio. Abbiamo qui con noi Giovanni Cerruti della Stampa di Torino. Che impressione hai ricevuto venendo in questa città? Intanto io la prima volta che vengo non mi sono mai occupato di Grumo Nevano e nemmeno del caso di cui hanno parlato molti giornali. L'impressione non è buona, è molto, molto contraddittoria, soprattutto adesso che ascolto quello che stanno dicendo durante i comizi. Mi sembra ci sia molta confusione e anche molta paura ad affrontare veramente quelli che sono i problemi di un paese che in questo caso è Grumo Nevano, ma potrebbe forse essere anche il paese qui accanto. Adesso guardavo qui nella piazza e davanti questa palazzina nuova tutta rimessa ben a posto e accanto a quella casa dove c'è l'erba che cresce sul tetto. Vai in giro e vedi gente che è disposta a parlare e che ti racconta che magari ha avuto per tre volte una rapina da parte di tossicodipendenti e trovi invece quello che ti nega completamente tutto. Quando è cominciato il comizio c'è stata una dura requisitoria nei confronti dei giornali, nella quale io non so cosa dire appunto perché non me ne sono mai occupato del problema di Grumo Nevano. Però credo che non sia il sistema migliore per affrontare i problemi di Grumo Nevano quello di dire che i giornali hanno sbattuto il mostro in prima pagina. Qui purtroppo è successo un fatto che è sicuramente eclatante, il fatto che prima parlavo con alcuni che erano al corteo, mi sono sentito dire che qui c'è la tendenza a tenere il morto in casa e c'è un intreccio di vergogna e di omertà. Ripeto, io non so se sia vero, adesso mi fermerò più che posso oggi a Grumo Nevano prima di scrivere perché non vorrei scrivere inesattezze, però sicuramente queste sono cose che dice la gente di Grumo Nevano, che i giornali non si inventano. Quindi prima bisogna capire veramente che cosa vuol fare questo paese, se veramente vuole affrontare il problema. Poi una volta capito questo credo sarà anche possibile trovare la strada. L'ultima cosa, se mi permetti, mi diceva il sindaco appena sono arrivato stamattina, chiesto ma che cosa fate come amministrazione comunale e mi ha detto che sono stati stanziati 70 milioni. Io ovviamente ho chiesto questi 70 milioni cosa rappresentano nel bilancio di Grumo Nevano. Il bilancio mi ha detto di 3 miliardi e 500 milioni, 70 milioni mi sembrano francamente pochi. Mi ha detto che sono stati stanziati in febbraio. Oggi siamo al 4 di maggio e questi soldi sono ancora lì, quindi anche un problema di amministrazione comunale che deve prendere le iniziative. Cristiani, tutti insieme lavoriamo per creare cultura della vita in questa città, non rassegnarci a chi ci vuole morti, ma vivere, e questo deve essere il nostro obiettivo. Promuovere la vita in ogni sua espressione. Questo significa la manifestazione di questa mattina. Poiché questa manifestazione è una manifestazione in cui tutti sono chiamati a dare il proprio contributo.